gioia che tutti noi sentiamo in cuore tornando a pregarti quassù stamattina, dopo tanto tempo. Ora, mentre sorge il sole, ti abbiamo fra noi luminosa, accogliente, materna più che mai. Vogliamo dirti anzitutto quanto ti vogliamo bene e quale presa ha sul cuore di tanti la visione di te. Ora vorremmo che questa visione si imprimesse profondamente negli occhi e nel cuore e che tu possa stabilire una dimora perenne dentro di noi. Adesso che possiamo di nuovo contemplarti e parlarti cuore a cuore, ne approfittiamo per pregarti per tutte le persone che si sono affidate al nostro ricordo, quelle che non possono per tanti motivi avere la gioia di salire fin quassù, gli ammalati, tutti sofferenti. Ti preghiamo per il nostro paese, perché la minaccia di desertificazione della fede si tramuti in un rinnovato fiorire della fede e della speranza. Rinnoviamo qui davanti a te la solenne promessa di portarti nella nostra casa, perché tu vi sia sempre madre e regina. Alle sorgenti della vita, concedi a noi per la grazia di questo sacramento, con il materno aiuto di Maria, di aderire intimamente a Cristo mediatore, per cooperare sempre più al mistero della redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamo insieme la nostra preghiera a Maria, originale del cielo, eccoci tu presto. Integra in voi la fede del fonte battesimale. Amen.
lo Spirito Santo che Maria attese con ardente preghiera insieme agli apostoli nel cenacolo, purifichi e rinnovi le nostre famiglie. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi rimanga per sempre. Amen. Prima del congedo finale, permettetemi di ringraziare il Vescovo, che anche questa mattina ha voluto presiedere questa Eucaristia e gustare insieme i frutti della grazia che Cristo ci dona giorno per giorno. E impariamo a renderci conto delle grandi grazie che il Signore ci dona quotidianamente. Di grazie anche a ciascuno di voi, anche fuori siamo numerosi, e a tutti coloro che sono legati dell'affetto a questo luogo. Ieri sera sentivo una battuta, c'è tutta Sora qui sopra. Il santuario è così, è sorano, ma vedo che ci sono anche tante persone che ormai ci conosciamo in lungo e largo, anche di fuori Sora. Ed è per questo che ricordo che le celebrazioni dell'Eucaristia ci sono nei giorni feriali alle ore 6 della mattina, non della sera, e la domenica alle ore 6:30. Sono stato chiaro, progressivo, ok. E prima del congedo il nostro ricordo va anche a coloro che lavorano e, come mi ha chiesto anche qualcuno, coloro che purtroppo il lavoro non ce l'hanno. Un pensiero va anche a ciascuno di noi. La gioia del Signore sia nostra forza, andiamo in pace. Grazie a Dio. Buon mese di maggio. Grazie.